Eccoci qui, quarta volta. Quarto video della giornata. Video. Infatti io penso che se hanno visto già i video precedenti, che ovviamente usciranno a intervalli di 2-3 giorni circa, gli questi non si cambiano. No. Si cambiano questi, sempre vestiti uguali. Perché? Sì, sempre perché lo stesso Mazinga. Perché per voi sono tutti video diversi, ma noi li stiamo facendo tutti in un giorno e ne abbiamo fatti... Quattro, e ce n'è un altro ancora da fare. E poi c'era il pezzo grosso. Pezzo grosso. Pezzo comunque, grosso è qui. Show Z, link in descrizione di questo prodotto della King Arts. Il Dangaio, l'avete visto nel titolo, quindi... Beccati. Allora, vediamo qua. Dangaio che... Io non ho una grande aspettativa di questo modello. Io non so manco che. Uno degli ultimi Super Robots. Uno degli ultimi. Beh, allora. Super Robots. Mi era piaciuto e quindi l'ho voluto. Però devo dire che non è uno dei King Arts a cui siamo abituati. Diciamo che King Arts ormai i designer a cui eravamo abituati sono passati tutti in Sky X Studio, quindi Sky X Studio è la nuova King Arts e King Arts adesso sta facendo, e l'abbiamo visto già dal Vanguard, sta facendo una sorta di riedizioni di cose già esistenti, quindi ad esempio quel Vanguard era molto bello, però di fatto era una rivisitazione del Vanguard oversize della Bandai, era veramente identica al Bandai però ingrandito, leggermente rivisitato, così come il Dayoja che deve uscire, lo Zambot che deve uscire, sono praticamente la copia dei Bandai maggiorati e leggermente rivisitati. Questo qui praticamente è identico al Modeloid. Model Kit è identico al Modeloid, però più grande, verniciato meglio, con più cura, è quello il modello. E quindi quando ho visto sta cosa mi era un po' deluso, comunque magari, cioè esteticamente dovrebbe essere molto bello, poi qualitativamente adesso lo vediamo. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Comunque, classico logo con i prosciutti. Prosciutto di Dangaio, qui c'è lo schema tecnico di mezzo robot. In tutte le salumerie. La scatola pare quella del Guiding. La scatola pare quella del Vanguard. Quella del Guiding, questa banda dorata, ma c'è la banda dorata, ma non ci sono più le vetrine. Una volta le aprivi, c'erano. Ma questo vetrine. Sembra il coso. Il Sidebuster. Boh, non so che. No, gli piacerebbe. No. Gli piacerebbe. La linea parlo, eh. Lo style. Sì, è spigolosissimo. Vedi, pare pure questo. Eh sì, oh, guarda che stiamo lì, Beh, vabbè, se basta è mezzo uccelliforme. Questo no, c'è solo un po' di punte. Poi per il resto è un super robot. Allora, non ci sono copertine, la scatola è molto semplice. C'è solo il disegno del robot, anzi nemmeno il disegno, la foto del robot in posa qui. Qui dietro, altre foto del robot. E qui abbiamo le foto delle quattro navicelle, perché questo è un componibile. Scritta Dangaio sul lato, stop, fine. Molto molto semplice, non è più come i King Arts di prima. Quindi probabilmente dentro lo troveremo in modalità astronavicelle. Me sa, purtroppo. Quindi non ve lo potete vedere trasformato. Allora, mi sa che tocca fare questo assemblaggio. E non è particolarmente simpatico perché quello che ho visto è veramente un attacco e stacca di quelli. Grande! No. E chi lo trasforma? Se siamo salvati. Chi lo tocca? Guarda quanto è bello, va! Vai. Ok. E questi sono tutti dei pezzi. Questo in trasformazione è un attacco e stacca. Si smontano tutti i pezzetti e si rimontano tutti i pezzetti. E questi sono i pezzi che vanno a completare la modalità delle quattro astronavicelle. Però è figo, che io vedo. Sì, è figo. Non è male. Già montato, sì. E se lo vai a trasformare ti accorgi che è un giocattoletto a stacca. Sì. Poi non lo so, questo è il mio preconcetto da quello che ho visto su altri video, poi non lo sbaglio.
anche il suo peso, nonostante sia così snello, eh. E allora, eccoci qua subito vicino al nostro robottone, che devo dire che esteticamente è molto bello. Le verniciature sono molto brillanti. Sì, c'ha queste spalle spalle spropositate e che si trasforma questo coso? In quattro astronavicelle. Ah, in quattro astronavicelle. Sì. Di cui lì nella secondo blister si vedono i musi. Quello è uno, poi c'è stato l'altro musetto più sottile. E c'è il disegno nella scatola delle quattro astronavicelle. E comunque sono fatti abbastanza bene. Sì. Molto bella la spada, con una buona verniciatura. Da dove proviene questo soggetto? Ma da un anime di uno degli ultimi Super Robots, quindi stiamo a parlare sempre di, non mi ricordo se fine anni dei 70, perché inizio anni 80. Mi ricorda lo stile Evangelion, quindi no, è prima, anni è prima. 90, è prima. Sì. Però da noi non è arrivato e quindi non lo conosciamo. Qui abbiamo un backpack. E forse avrebbe in qualche modo aperto le porte a quello stile là. Doppio maglio perforante. E poi tutta una serie di mani. Le verniciature sono buone però. Sì, invece le mani sono un po' approssimative. Perlomeno quelle che monta coi pugni chiusi. Queste altre già sono fatte meglio. Sì, vabbè, sono poco definite. Sì. Anche come verniciatura si vedono molto le pennellate, tipo delle pennellate. Vabbè, in realtà saranno verniciate a spruzzo, però. Beh, però nel complesso. No, nel complesso è bello, però, no, cioè, ragazzi, questa è comunque la copia del Moderoid verniciata meglio. Perché comunque quello è fatto in plastica cruda. Ci sono dei ratchet joints nelle ginocchia. Anche a cricchetto, tutti i pezzi qua si stanno staccando. Ecco perché vedete, questo è tutto un attacco e stacca. Ah, ok. Questo stacchi tutto e smonti e rimonti. Punti a lettoni qua. Usabilità discreta. Questo probabilmente aumenterà anche un po' di volume. Anche se c'ha sto. C'ha il l'addominale qui, il crunch, però rimane sto buco che non si può guardare. Ma sicuro che qualcuno di questi pannelli qua che vedo non va in qualche modo a compensare quei buchi, perché qui ci sono parecchi accessori, guarda anche sì, coso. Perché quando tu devi andare a formare astronavi, sì, alcuni pezzi qui formano le astronavi, e poi servono dei complementi. Ok. Quindi te l'ho detto, c'è part forming sia per fare il robot. Questo sia per va dietro, questo va dietro. Palese, va attaccato qua, sì. Attacchiamo e via. Eccolo. Però comunque nel complesso è bello, anche se mi si è data proprio l'idea del giocattolone. Vabbè, è così forse esile. Non so, un po' la forma, un po' i materiali, e un po' il fatto di vedere tutte queste giunzioni tra le plastiche. Boh, forse sarà anche un preconcetto il fatto che so che si smonta tutto quanto a pezzi e si rimonta, però non riesco a vederlo come fosse un vero e proprio sicuro modello. Sicuro si regge bene in piedi. Ah sì, con queste ciabatte. Ci avrà 56. Sì. Ci avrà 56 di piede qua. Queste babbucce. Mamma mia. È roba. Questo sicuramente non ha bisogno della basetta espositiva. Volevo dare un'occhiata al manuale per capire se trasformazioni sono complesse, perché se non sono complesse magari una la facciamo vedere qua. E per capire anche se ci sono tipo dei LED da qualche parte, che spesso King Gas li metteva, ma credo che in questo modello non ce ne siano. E allora ecco qua il manualetto. Mi piacciono molto comunque i colori, questo color bordeaux e il fatto che ci sono queste plastiche trasparenti sulla torace. La posabilità sembra molto buona. Manualetto che è tutto in bianco e nero, ecco, vedi?
capisci quando dico che è la copia del Motoroid, ecco quello che Ok, succede. sì, È tutto un mette a vero e proprio pistacca. puzzle, questo va tutto smontato a pezzettini e poi lo rimonti nelle varie configurazioni. Ecco, Alt Mode o Robot. Ecco qua, ecco qui i veicoli, a cui si aggiungono tutte le parti aggiuntive. C'è anche un minimo di trasformazione, ecco, magari vedete smontate, poi vanno girate le cosce. E poi c'è una trasformazione che permette di unire in un unico mezzo più astronavi, vedi? Tipo qua. Quindi è un combiner di astronavi. Poi qua ci sono i vari codici per andare a vedere i video illustrativi. Bene. Comunque, vedete tutti quei pezzettini che si staccano, si riattaccano, mi ha fatto passare assolutamente la voglia di Capo, trasformarlo. dai, e l'appoggio. Quindi direi che Compratevelo e siamo qui. trasformatevelo, signori. Che cacchio. Va bene. Dai. Non credo che ci sia molto altro da dire, eh. Se non Tanto il che risultato finale in linea di massima è questo. Cioè, quindi. secondo me comunque non li vale i soldi che costa. Ma perché? Ma quanto costa sta Ma qua su fare? Sciozzeta costava, Che io ho perso il conto delle cose che te compri. qua su Sciozzeta mo te lo dico quanto costava, ma Dangaio, che poi mi sa che non sta nemmeno su Sciozzeta ma sta su Gundamit. Un attimo pausa. Eccolo qua. Questo su Sciozzeta sta a 219 dollari, anzi 220 dollari. 220 Ah, però. dollari oggi, che è scontato, perché fino a tempo di tempo fa stava a 258 dollari. Se sta così, immagino che magari per i negozi possa arrivare anche a 260, 270. Secondo me non li vale. Assolutamente. Cioè, è un oversize del Motoroid, eh? Verniciato bene, per carità, ma ve lo verniciate bene da Come in soli. tutte le cose, paghi il marchio. Sì, il marchio che poi non è più nemmeno il marchio che era prima. Cioè, secondo me, per quella cifra non ci dovrebbero essere le giunzioni della plastica così a vista sugli avambracci, ad esempio, oltre al fatto che non c'è minimamente un pezzetto solo di metallo, però per carità, se la plastica è di qualità va anche bene. La verniciatura è bella, però ci sono, non so, queste imperfezioni nelle giunzioni delle plastiche, queste cifre non ci dovrebbero essere, come pure anche qui. Dà proprio l'idea di un model kit molto grande, maggiorato. Vabbè, ragazzi, comunque, se volete un dagaio, c'è solo questo. C'è o questo o il Motoroid, quindi alla fine non c'è molta scelta. Se vi piace proprio questo dagaio, dovrete prendere questo qui. Eh Quindi, sì. a questo punto, un saluto e arrivederci al prossimo video, che sarà un gran bel pezzo e noi lo vedremo fra pochissimo. Bisogna vedere cronologicamente come li faccio uscire sti video. Ma va, li usciti tutti assieme, dai, così ci impazziscono. Ciao. Ciao.